poco andrà in onda Nero su Bianco, settimanale di fatti accaduti nelle Marche. Grazie a... L'acquisto di un'auto va valutato attentamente. Importanti sono i servizi offerti prima e dopo l'acquisto. Fondamentale è affidarsi ad una struttura seria e competente. Concessionaria Frulla, da più di 40 anni nel settore dell'automotive. Storicamente con Fiat, ora anche con Lancia e Abarth. Nei suoi saloni di Senigallia, in via Botticelli, Frulla garantisce la più completa affidabilità a beneficio di ogni automobilista. Frulla vi propone un'ampia serie di servizi, autovetture e veicoli commerciali, nuovo e usato, anche aziendali e chilometri zero. A completare il tutto, la possibilità di finanziamenti personalizzati, assicurazione furto incendio, estensione della garanzia. Frulla cura poi al meglio tutto l'aspetto post vendita, affidato a personale altamente specializzato, sempre aggiornato attraverso frequenti corsi professionali. Tutti i lavori di officina, ora anche preparatori Abarth. Cambio gomme, carrozzeria e linea revisioni per veicoli fino a 35 quintali. Con un parco mezzi adatto ad ogni situazione, Frulla è inoltre soccorso stradale leggero e pesante, con il servizio di depositeria giudiziaria. In caso di necessità, il numero 335-7767224 è attivo 24 ore su 24. Una passione di famiglia da più di 40 anni. A Giordano e Clara Frulla oggi si affiancano i figli Marta, responsabile commerciale, Marco, responsabile soccorso stradale e amministrativo, e Mauro, responsabile assistenza post vendita, insieme a tanti altri professionisti nei rispettivi settori. Una continuità che è ulteriore garanzia. Frulla, a Senigallia in via Botticelli 43, concessionaria Fiat, Lancia, Abarth e Fiat Professional. Dal 1971. Passione in movimento. Il nostro saluto più cordiale, cari amici, e bentrovati all'appuntamento della domenica con Nero su Bianco. Vediamo subito insieme i servizi in scaletta quest'oggi, a partire dalla carabiniera che è stata premiata nella sua Osimo, un boom di certificati medici anche nelle Marche dopo l'introduzione del Green Pass, le liste di attesa allungate dal Covid, e poi è stata inaugurata ad Ancona la Smile House, a Iesi una fattoria per disabili ed infine a San Ginesio un monumento per Michele Scarponi. Questi sono i titoli. Allora, iniziamo dal primo dei nostri servizi. Tanto si era parlato qualche settimana fa della carabiniera che si era resa protagonista di una bella azione durante il suo servizio nel Bellunese. Nei giorni scorsi è tornata nella sua terra, il sindaco di Osimo l'ha premiata e noi siamo andati ad incontrarla con Marta Vescovi dal giornale del 19 ottobre. Qualche giorno di riposo nella sua città, Osimo, prima di tornare al lavoro nel comune del Bellunese dove presta servizio. Lei è Martina ed è diventata nota per aver salvato la vita ad una giovane mamma sul ponte tibetano nelle Dolomiti. Martina è nata nel 1995 ed è osimana doc. Qui ha famiglia, affetti e amici. E qui è nato e si è sviluppato il suo amore per l'arma. Dapprima attraverso l'arruolamento nell'esercito e poi, dopo studi ed approfondimenti vari, l'ingresso nell'arma dei carabinieri tramite il concorso pubblico. Nelle Marche non è una decisione usuale, nel senso non è un lavoro che molti giovani pensano di poter intraprendere, non c'è una cultura su questo, insomma. È proprio una passione per me perché ho lottato tanto per arrivare ad essere carabiniere. Ho fatto un anno di esercito prima come ferma volontaria perché anni fa era obbligatorio per entrare nell'arma dei carabinieri e poi ci ho messo due anni di concorsi per riuscire ad entrare e finalmente sono riuscita a realizzare il mio sogno. Il sogno di diventare carabiniere si è rafforzato in lei al termine della scuola superiore. Il senso di legalità e l'aiuto per il prossimo sono le due coordinate di fondo dell'impegno di Martina nell'arma, quell'impegno che gli ha permesso, dopo varie ore di negoziazione, di salvare una vita umana su uno strapiombo di 80 metri.
finite le scuole superiori, quando ti affacci alla vita, al mondo del lavoro, insomma, non trovavo nulla che mi ispirasse, però avevo questa figura del carabiniere, mi affascinava, sicuramente il senso di legalità, di aiuto, di giustizia, comunque trovavo nella figura del carabiniere qualcosa che potesse racchiuderlo tutto. Per questi suoi meriti e per il gesto eroico che ha compiuto, Martina è stata premiata dal suo comune, Osimo. La cerimonia si è svolta nel Palazzo Comunale, dove il primo cittadino gli ha donato una targa di riconoscimento. Questo riconoscimento mi è stato dato dall'amministrazione comunale di Osimo, in quanto hanno riconosciuto come gesto un gesto orgoglioso per la città e per quello che ho fatto, per l'Arma dei Carabinieri, comunque è un motivo appunto di orgoglio grande. Ecco. È una cosa che mi dà tanta stima, nel senso che mi fa sentire parte del luogo in cui sono nata e riconosciuta dalle persone che mi stanno soprattutto vicine, mi hanno cresciuta, dove i luoghi del cuore, insomma. È entrato in vigore ormai una decina di giorni fa il Green Pass, in tutta Italia si è registrato un aumento dei certificati medici di malattia. Le Marche non hanno fatto eccezione, con un più 16%. Gianmarco Minossi dal Giornale del 21 ottobre. È una vera e propria impennata di certificati di malattia quella che si sta registrando nelle Marche. A partire dallo scorso 15 ottobre, quando è entrato in vigore l'obbligo dell'utilizzo del Green Pass nei luoghi di lavoro, si è infatti registrato un incremento delle richieste di tali certificati del 16%, un dato che pone la nostra regione al di sopra della media nazionale. Io devo dire che questo dato un po' mi meraviglia, perché dal mio osservatorio questo incremento non l'ho avuto. Indubbiamente c'è stata una stagionalità che ha favorito forse qualche malattia da raffreddamento in più, l'irregolarità del tempo, maggiore umidità, per cui probabilmente questo ha giocato come ruolo appunto favorente un incremento delle certificazioni. Ma ripeto, dal mio osservatorio, tra i miei pazienti, questo incremento io non l'ho notato. Il certificato deve essere rilasciato dietro visita ambulatoriale a domicilio, ma non tramite un contatto telefonico, in quanto, secondo l'ordine dei medici, costituisce un reato. Tra i suoi pazienti, sostiene il dottor Maggi, non c'è stato alcun incremento delle percentuali dichiarate dall'INPS. Ci può essere stato un incremento, ma potrà essere stato un incremento limitato a qualche caso in più. Certamente tra i miei pazienti non c'è stato un aumento di quelle percentuali che sono dichiarate dall'INPS. Probabilmente sono dovute a altri fattori che io però non ho riscontrato. Da qui in avanti, viste le basse temperature, è lecito attendersi un aumento delle richieste di certificati, anche se il dottor Maggi tiene a precisare che il Green Pass non ha nulla a che vedere con questa impennata. Andando verso la stagione invernale, aumentando le malattie da raffreddamento, indubbiamente è possibile che ci sia qualche incremento della richiesta di certificazione, ma tutto ancora all'interno di una curva regolare. Sono tutti certificati fatti perché c'è una malattia. Il Green Pass con la certificazione INPS non c'entra nulla, e io ritengo che il medico non debba, non possa innanzitutto, ma non debba, anche per motivi di carattere medico-legale, fare certificazioni compiacenti, per cui i certificati che sono fatti sono tutti per malattia e non come succedaneo del Green Pass. E il Covid ha contribuito anche ad allungare quelle liste d'attesa per le prestazioni ospedaliere che già in precedenza rappresentavano un bel problema. La Regione comunque si impegna per recuperare gli arretrati. Donatella Vici dal Giornale del 21 ottobre. Io per una visita di adesso che ho avuto Covid è bruttissimo e devo fare, ha detto il dottor Palermo, eccetera, per il cuore, eccetera. Se va a marzo-aprile dell'anno prossimo. È un casino proprio, aspettare tanto tempo, cioè aspettare 2 anni, poi non si sa nemmeno se fate, dimentichi, è una cosa impossibile. Le liste d'attesa, uno dei problemi più annosi della sanità, non solo marchigiana, già sentito prima della pandemia e che l'emergenza Covid ha aggravato.
Molti esami e visite rimandati in quel periodo si sta cercando di recuperarli ora, con tempi di attesa di parecchi mesi e conseguenze negative sulla salute e sulla qualità della vita della popolazione. Oltre alla carenza di organico, il problema ravvisato dall'assessore regionale alla sanità Saltamartini è anche nella dotazione ormai vecchia delle apparecchiature delle strutture sanitarie. Un'obsolescenza pazzesca delle macchine elettromedicali, abbiamo delle risonanze di 20-25 anni. Abbiamo approntato un piano di rinnovamento di queste macchine TAC risonanza magnetica per 36 milioni che abbiamo inviato nei giorni scorsi al Ministero della Salute e spero che ci possa essere l'approvazione appunto da parte del Ministero. Una condizione che stona in una regione all'avanguardia dal punto di vista tecnologico e che, sempre secondo l'assessore, è da imputare ad una cattiva gestione delle risorse che si scontra con l'esigenza di garantire alti livelli di assistenza per la salute pubblica. Quando al Salesi c'è una risonanza magnetica di 25 anni fa e quello è il posto dove curiamo i nostri bambini, e probabilmente c'è stato qualcuno che si è dimenticato di programmare l'ammodernamento di queste tecnologie, però adesso lo stiamo facendo. Ma è innegabile che anche l'organizzazione del lavoro abbia una forte incidenza sulla lunghezza delle liste d'attesa e tra gli operatori che quotidianamente si trovano a far fronte al problema, la soluzione potrebbe essere affrontata con senso pratico a favore di una migliore qualità dei servizi. Sì, io penso che l'unica cosa da fare è ampliare l'orario di servizio delle varie ambulatori. Chi deve fare un RX a una mano può andare anche alle 6 di mattina. Chi deve fare un follow up per un controllo di un K mammario è bene che vada nelle ore di punta quando c'è il radiologo. Il servizio, come avete visto, era di Donatella Vici, alla quale diamo il nostro bentornata a casa. Parliamo però ancora di sanità, stavolta con un'eccellenza. È stato inaugurato ad Ancona l'ambulatorio Smile House, un centro per la cura del labbro leporino, un problema realmente invalidante. Sarà presente sia a Torrette che al Salesi. Sentiamo Gianmarco Minossi dal giornale del 20 ottobre. Un percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare delle malformazioni cranio-maxillo-facciali tra i neonati. È quello inaugurato nelle scorse ore presso l'ospedale materno-infantile di Ancona Salesi dalla fondazione Operation Smile Italian Onlus. Un progetto che nasce dalla necessità di trovare un'intesa comune tra un team di specialisti multidisciplinare nell'ambito dell'accordo firmato dall'azienda Ospedali Riuniti di Ancona il 28 novembre 2019. Verranno aumentati gli standard di cura delle famiglie e migliorata l'assistenza, oltre che creare una rete che dovrà intercettare questa patologia in tutti i pazienti della regione. Il personale infermieristico deve essere coinvolto nel risolvere i problemi legati all'allattamento del bambino con una serie di professionisti che si prenderà carico della cura dei pazienti. Si tratta di una patologia che deve essere monitorata per 20 anni e per la quale non è sufficiente un intervento chirurgico. Da qui l'istituzione di un laboratorio che ha lo scopo di far lavorare insieme tutti i professionisti del settore affinché diagnosi e cura siano efficaci. La patologia ha un'incidenza nel nostro paese di circa 600-700 nuovi nati l'anno con appunto malformazioni del tipo labbro leporino. È molto importante creare un percorso multidisciplinare perché il bambino deve essere intercettato già nell'epoca prenatale. La diagnosi prenatale ha la possibilità di istituire un team che segue la famiglia dall'inizio e creare quindi un percorso assistenziale che dura circa 20 anni. Non è solamente la chirurgia che risolve il problema, ma è questo percorso multidisciplinare che ci dà la possibilità di ottenere il risultato più importante, l'integrazione sociale. Si tratta di un percorso diagnostico terapeutico assistenziale all'interno del sistema regionale. Primo obiettivo, fare in modo che le cure rimangano sul territorio marchigiano senza costringere le famiglie a migrare verso altre strutture ospedaliere italiane. Una struttura ospedaliera, quella della nostra regione, che necessita di essere rafforzata. L'obiettivo in tal senso è il potenziamento del Salesi, che dovrà figurare tra i migliori ospedali d'Italia. Per far questo sarà necessario dotarsi delle migliori tecnologie per curare i bambini. È un follow up attivo del bambino collegato con i migliori centri italiani, 7 centri in tutto, e quindi una risposta attiva efficace per una patologia rara che però necessita, come tutte le patologie, di una presa in carico all'altezza del compito di piccoli bambini che avranno sicuramente un futuro migliore attraverso questo.
La campagna senza barriere, una bella iniziativa a Iesi, dove c'è questo progetto di una fattoria che fa dell'inclusione la sua missione principale. Daniele Andreani, dal giornale del 21 ottobre. Uno spazio dove si può incontrare la natura e praticare molteplici attività nel segno dell'inclusione e dell'aiuto reciproco. Questo luogo, la Fattoria dei Sogni, si trova nelle campagne di Iesi e vuole essere uno spazio dove persone con disabilità e con varie difficoltà possono incontrarsi e stare insieme. Non sono solo le persone ad essere coinvolte, simbolo della fattoria i vari animali presenti, dai cani ai gatti, passando per cavalli, galline ed oche. Grazie al supporto di alcune attività locali, la fattoria organizza molte attività alle quali partecipano ragazzi e adulti in difficoltà. Recentemente è stata avviata anche una collaborazione che vede la partecipazione attiva di ragazzi all'interno di un centro recupero comunità. La parola d'ordine è inclusione, noi vogliamo che ci sia proprio questo, l'inclusione, che non ci siano diversità. Abbiamo collaborazioni con i ragazzi dell'Oikos, della comunità, ci sono qui ospiti da noi, bambini sempre dell'Oikos, bambini della casa famiglia, abbiamo tanti ragazzi speciali con le loro famiglie e in più abbiamo volontari, semplici volontari, persone comuni tra virgolette. Questa struttura si sostiene soltanto grazie alle donazioni dei privati, dei cittadini. Non facciamo pagare nessuno per stare qui. Io voglio che qui sia un posto aperto a tutti, un posto che chiunque abbia voglia di stare qui non debba stare a pensare oddio questo mese posso, questo mese non posso. Quindi è un posto inclusivo in tutto e per tutto, senza barriere architettoniche, sociali, economiche e quant'altro. I ragazzi che necessitano di essere reinseriti in società o che stanno affrontando un lavoro psicologico su se stessi si relazionano con la natura e l'ambiente circostante, svolgendo varie mansioni insieme con le altre persone lì presenti. In questo modo socializzano e imparano tante attività. Abbiamo fatto le casette per gli animali, aiutiamo a mettere l'erba, dando da mangiare agli animali. Dal mangiare agli animali al taglio dell'erba. Stiamo a contatto con la natura tutto il tempo che stiamo qua dentro, facciamo un po' di tutto. Qui si sta molto bene perché si sta a contatto con la natura, con gli animali, con le persone, si fa gruppo, abbiamo fatto tanti lavori tipo la piscina, il gazebo, l'altalena. Tra le attività più innovative del centro, un corso di uncinetto terapia che ha lo scopo di insegnare quest'arte innovativa e al contempo permette di produrre delle creazioni che tramite la loro vendita aiutano a sostenere la fattoria. È molto rilassante, gratificante, perché da un filo, un semplice matassina di filo, un gomitolo, viene fuori, ecco, queste creazioni. Fiori, bomboniere, pupazzetti, centrini, coperte, qualsiasi cosa uno gli piace, ha in mente, e poi dopo la fantasia vola. E adesso a San Ginesio, che ha voluto rendere omaggio ad un grande campione, Michele Scarponi, ed in cima ad una delle salite che il ciclista marchigiano aveva affrontato tante volte, che amava particolarmente, è stato inaugurato un monumento che vediamo nel servizio di Silvia Barchesi dal giornale del 17 ottobre. Correte in bici, divertitevi, inseguite un sogno. Le parole che Michele Scarponi ripeteva sempre, scolpite nella memoria ed ora anche nella pietra. Campeggiano a San Ginesio in cima alla salita del valico di Santa Maria Maddalena, la stessa che durante la Tirreno Adriatico del 2009 il campione scollinò per primo vincendo la tappa con arrivo a Camerino. È qui che è stata inaugurata la stele in onore dell'Aquila di Filottrano. E a tagliare il nastro non poteva che esserci lui, il suo amico e collega Vincenzo Nibali, protagonista anche della Gran Fondo che porta il suo nome. È stato infatti lo squalo ad accompagnare fino all'uscita da Porto Recanati gli oltre 1200 partecipanti alla gara che hanno avuto l'opportunità di pedalare con il campione. Poi i granfondisti si sono scatenati sui muri marchigiani lungo due percorsi, quello lungo da 123 km e 2200 metri di dislivello e quello medio da 80 km con 1270 metri di dislivello. Oltre ai fratelli Nibali, Antonio e Vincenzo, tra i professionisti a scendere in pista anche Alberto Bettiol, vincitore del Giro delle Fiandre 2019. Potente il richiamo dei big del ciclismo che hanno catapultato in regione oltre 10.000 presenze e quasi 2.000 partecipanti in soli tre giorni, tra la 5.000 Marche e la Gran Fondo Nibali per una maratona di eventi all'insegna delle due ruote.
E con questo servizio, cari amici, siamo giunti al termine dell'appuntamento di oggi con Nero su Bianco, il nostro approfondimento che tornerà come sempre domenica prossima. E allora a me non resta che ringraziarvi dell'attenzione ed augurarvi un buon proseguimento con i programmi di TV Centro Marche. Arrivederci. Nero su Bianco, in collaborazione con... Oggi mi sento molto chic e shock, perché sono stato da Moda Leader. Mi sento chic, perché da Moda Leader trovo ogni giorno più di 20.000 capi d'abbigliamento delle firme più prestigiose, oltre ad accessori e calzature con marchi di grande qualità. Mi sento shock, perché ho fatto shopping scegliendo il meglio per me e per tutta la famiglia a prezzi straordinari. Da Moda Leader ogni capo è scontato del 50% sul costo indicato in etichetta. Sì, perché da Moda Leader trovi il meglio della moda, ma con prezzi dell'outlet. Moda Leader. A Iesi, dal 1987, è il primo outlet del centro Italia, con uno staff di assoluta professionalità ed esperienza che ti propone e consiglia capi esclusivi ai costi più bassi del mercato. Moda Leader è un maxi store di 1000 metri quadri con nuovi arrivi settimanali ogni martedì. Per l'uomo, per la donna, per i bambini. Scopri lo stile di Moda Leader nel Maxi Store di Iesi in via Belardinelli 10. Aperto anche la domenica pomeriggio. Moda Leader, la moda chic, a prezzi shock.